c'era chi pilotava gli scafi, chi scaricava i cartoni, chi guidava i blindati e poi le vedette, gli scommettitori, i commercianti. Una catena lunghissima, quella del contrabbando di sigarette. Ma chi teneva le fila? Chi comandava? I capi erano poco più di una decina, quasi tutti di Brindisi e provincia. Cominciamo da Pino Rogoli, messagnese, capo storico della Sacra Corona Unita. Non si è mai pentito ed è in carcere da una ventina d'anni. Deve scontare l'ergastolo, tra le altre cose, per associazione mafiosa e omicidio doloso. Salvatore Buccarella, detto Tore Balla, di Tuturano. Non si è mai pentito ed è in carcere anche lui da una ventina d'anni. Oltre che per associazione mafiosa e omicidio doloso, anche tra le altre cose per usura, estorsione, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti. Benedetto Stano, occhi celesti nell'ambiente della criminalità brindisina. Per lungo tempo è riuscito a sottrarsi alla cattura rifugiandosi in Montenegro. Una volta catturato si è pentito. Con i suoi più fedeli collaboratori taglieggiava tutte le principali organizzazioni contrabbandiere. All'epoca 10.000 lire a cassa. Attualmente non è detenuto. Ciccio La Busta, ovvero Francesco Prudentino, punto di riferimento del contrabbando ad Ostuni. Gli hanno sequestrato tutto, anche una grande pescheria aperta nella marina di Villanova. Fu arrestato lo scorso anno, attualmente detenuto. Tonino Screti, di San Pietro Vernotico, ritenuto il cassiere della Sacra Corona Unita. Controllava diverse organizzazioni contrabbandiere. Si è pentito, ma ha parlato solo del suo ruolo, non di altri. Ha scontato la sorveglianza speciale, al momento è libero. Vito Di Emidio, brindisino, il più sanguinario, detto Bullone. Avrebbe commissionato decine di omicidi. Primula Rossa per anni fu catturato dai carabinieri alle porte di Brindisi dopo un inseguimento. Sta scontando l'ergastolo, al momento è collaboratore di giustizia. C'erano anche i fratelli Bruno di Torre Santa Susanna. Ciro, il più sanguinario, da molti anni sta in carcere e deve scontare l'ergastolo. Il fratello Antonio tentò di spacciarsi per un pentito, ma solo per fuggire. In carcere anche il terzo fratello, Andrea, e Vincenzo, il figlio di Ciro. Giuseppe Caliandro, detto Peppu Lubanchiere, personaggio di spicco del contrabbando puro. Attualmente è libero, le hanno sequestrato, tra le altre cose, una megavilla che adesso è patrimonio del comune di Brindisi. Per concludere, la famiglia Morleo, contrabbandieri puri, anche loro taglieggiati dalla SCU, come pure Caliandro. Hanno pagato i debiti con la giustizia, ma sono attenti a scoprirsi per evitare sequestri. Uno dei fratelli fu ucciso durante un inseguimento con la polizia.